Buonasera amici e amiche delle Bombe di Vlad, bentrovati al consueto appuntamento settimanale del calcio nel campionato. Oggi ci ritroviamo qui, presumevamo settimana scorsa dove potevamo trattare, diciamo, focalizzare l'attenzione completamente sulla lotta Champions con un discorso scudetto che poteva immaginarsi chiuso, invece, diciamo, è chiuso, ma non matematicamente. Perché manca un solo punto al Napoli che proverà a conquistarlo o in campo contro l'Udinese o potrà festeggiarlo addirittura prima nel caso in cui anche in questo caso la Lazio non portasse 3 punti a casa. Oggi con noi abbiamo il piacere di ritrovare il nostro esperto di Roma, Max Cesarini. Ciao Max e un saluto ad Ciao. Andrea. Buonasera a tutti. Buonasera Allora, a diciamo tutti. che una piccola parentesi la dedichiamo sin dall'inizio al Napoli, poi ci focalizziamo su quella che è la lotta Champions League che diventa l'argomento centrale poi da qui alle ultime 5-6 giornate di campionato che restano da giocarsi, così come la lotta salvezza che vede il terz'ultimo posto adesso occupato dallo Spezia, che nell'ultimo periodo è in caduta libera, e un Verona che invece mostra segnali di ripresa anche grazie ad un ritrovato Verdi. Allora, prima di entrare in lotta Champions, che come ho detto sarà l'argomento principale, pongo a Max, diciamo, come ha visto, se ha visto l'ambiente in casa Napoli nel match di domenica alle 3 e come vede, diciamo, la partita di giovedì, anche eventualmente potenzialmente influenzata dal risultato della Lazio. Beh, diciamo che ovviamente domenica si aspettava tutti la festa, è chiaro, è normale, la partita con la Salernitana chiedeva questo, comunque la Lazio andava a giocare una partita complicata, quindi c'erano tutti i presupposti, però poi ecco, bisogna fare sempre i conti con gli altri. La Salernitana evidentemente non era d'accordo, però voglio dire, magari dispiace se qualcuno, se ho capito, qualcuno se magari è tornato a casa a Napoli, comunque si è mosso per andare a festeggiare a casa e magari è rimasto strozzato in gola quest'urlo, quindi ecco, per quello dispiace, però insomma, fa Allora, parte del gioco ti e dispiace anche per giusto. me, Max, ti dispiace per me, che stavo Per allo te, stadio, quindi... vabbè, che c'entra? Lo stadio ci dovevi andare lo stesso. Assolutamente no, per l'urlo No, strozzato in gola mi riferivo. ah, vabbè, no, quello è chiaro, però voglio dire, no, non è una delusione di uno No. scudetto perso, è una delusione di uno scudetto rimandato, non la chiamerei neanche delusione. È giusto e tutto sommato bello che le squadre, che la Salernitana. Sì, il punto fa molto comodo, però insomma, diciamo che la Salernitana difficilmente può essere ricoinvolta nella lotta per la retrocessione a questo punto. Però è giusto che le squadre lottino, si impegnino e rendano più belle le vittorie. Quindi, insomma, nulla di grave se non appunto per chi magari ha dovuto fare corse per questo. Però insomma, la festa. Io credo che possa arrivare giovedì, a meno che se la Lazio dovesse vincere, Napoli non decida di festeggiare con la Fiorentina in casa, ma credo che Spalletti sia più orientato a chiuderla il prima possibile. Anche perché poi potenzialmente manca un solo punto. Sì, ora sento un po' di richiamo però. Max, prova a disattivare l'audio così possiamo risentirlo. Adesso vediamo. Sì, evidentemente è... Vabbè, Max, casomai solo quando finisci di parlare, se lo riesci a chiudere, noi lo Ah, teniamo credo chiuso sia nel il telefono momento. che ha vinto, non so le cuffie. Andre, un tuo parere per domenica? Domenica? Sì, Cioè per la partita di domenica? Ok, la doppia partita, qua a che mi partita. riferisco, per l'Inter-Lazio e Napoli-Salernitana che erano connesse. Sì. Allora, per quanto riguarda Inter-Lazio, devo dire che nonostante lo svantaggio iniziale,
Per me è stata forse una delle migliori partite dell'Inter della stagione. Cioè, fin dall'inizio si è vista un'ottima Inter, un'Inter determinata che ha creato anche abbastanza occasioni con quello che era quel gioco che Inzaghi ci era piaciuto nella scorsa stagione e che si era visto un po' più a sprazzi in questa. La Lazio ha segnato, non voglio dire per caso, ma ha segnato su un errore lampante di Acerbi e della difesa dell'Inter in generale, altrimenti penso appena 3 minuti prima l'Inter aveva fatto un bel gol, una bella azione, e poi visto il gol annullato per fuorigioco di Correa, però l'Inter sembrava in realtà avere una marcia in più, si è un po' spenta dopo l'1-0, però ha continuato comunque ad avere quella marcia rispetto alla Lazio. Poi anche l'Inter stessa ha approfittato un po' degli errori della Lazio, penso al tacco tentato da Milinkovic a centrocampo in maniera un po' particolare, che ha originato il recupero palla e l'1-1, e anche ovviamente l'errore di Vesino sul 3-1 di Lautaro. Però l'Inter ha giocato bene, ha avuto un'ottima forza di reazione e ha dato quel match point che il Napoli tanto voleva, tanto ricercava. Non è stato sfruttato domenica, secondo me, anche per i meriti di una buona Salernitana, perché il Napoli ha creato tanto, fatto una buona partita, una partita come ci si aspettava dal Napoli, creando molta occasione, si è un po' schiantata contro la diga della Salernitana. Un ottimo Ochoa e secondo me una partita attenta della difesa della Salernitana, che poi ha approfittato di una delle poche occasioni effettivamente avute, che poi non è nemmeno catalogabile come un'occasione, perché Dia si è inventato da solo un gol pazzesco, tunnel Osimhen e sinistro praticamente imparabile per Meret. Diciamo che, come ha detto Max, però non è una delusione, ho rimandato il discorso, è rimandato giovedì, che probabilmente verrà archiviato definitivamente. Diciamo che è una sconfitta che forse delude un po' solo per le statistiche, perché il Napoli sarebbe diventata la squadra che ha vinto uno scudetto con il maggior anticipo rispetto a tutte le altre. Non lo farà, ma penso che a un popolo a quale manca uno scudetto da 30 anni se ne freghi giustamente di queste statistiche, converrete con me. Semplicemente rimandato a giovedì, la festa ci sarà uguale, vi ritroverete come parlavamo prima, chi può al Maradona vederla sui megaschermi, e la festa ci sarà come se fosse avvenuta domenica in campo contro la Salernitana. Andrei, per restare sul tema Inter, come ti spieghi che una rosa come l'Inter, che affronta queste tipologie di partite, poi nel corso della stagione non abbia reso in maniera equilibrata e costante? Sono molte motivazioni che si possono trovare. Di certo si può parlare del fatto che questo tipo di partite, penso a quelle europee, penso agli scontri con le big come la Lazio, che era seconda in campionato, forse ti danno più stimoli, ti fanno preparare la gara con più attenzione, ti fanno approcciare la gara in maniera diversa. Forse contro squadre un po' più piccole, che poi sono state il grande problema dell'Inter, che ha perso recentemente col Monza, ha perso con l'Empoli, ha pareggiato con la Sampdoria, ha perso con la Fiorentina non è definibile piccola. Però rispetto magari alle big del nostro campionato sono più facilmente sottovalutabili. Poi ci sono anche problemi interni, ci sono state situazioni gestite male, per quanto stiano facendo bene, tolto Bastoni, ma Acerbi e Darmian dubito che fossero, nell'idea di nessun tifoso interista, i titolari della difesa dell'Inter per il finale di stagione. De Vrij ha reso sotto le aspettative, l'ho fatto già l'anno scorso in realtà, e quest'anno è andato un po' in parabola discendente. Poi c'è stato il caso Skriniar, che non rinnova e non si vede da 3-4 mesi per problemi alla schiena. Non voglio mettere in dubbio i problemi alla schiena, lui stesso ha postato varie foto in cui si è fatto vedere da diversi medici, però di certo ha influito. Poi ci sono anche problemi di organico, secondo me, ne abbiamo parlato settimana scorsa,
Per me l'unica difficoltà che potrebbe avere l'Inter nella corsa Champions è che non sono così sicuro che abbia un organico completo per tutti gli impegni che avrà da adesso alla fine, perché ha battuto la Juventus e quindi è in finale di Coppa Italia. All'Euroderby ha vari scontri importanti, ha domani il Verona, ma poi soprattutto sabato ha lo scontro a Roma e deve ancora affrontare Napoli-Atalanta, un Napoli che probabilmente avrà già vinto lo scudetto, ma dubito si faccia la parte, e un Atalanta che, seppur in modo un po' stentato e in ripresa, è un calendario difficile e la mia paura è che possano decidere di concentrare gli sforzi su la Champions League, magari se vedono che l'andata è in equilibrio e magari lasciar perdere il campionato, ed è qualcosa che non si deve fare, perché se vince la Champions League, ovvio, hai la qualificazione alla Champions League, però da qui a dire che si può sacrificare il campionato per puntare alla vittoria della Champions, ce ne passa molto. Diciamo che si sono visti buoni segnali nelle ultime settimane e si spera che già da domani continuino ad essere presenti in campo in ogni partita. Max, Max, invece, Andrei, prova a chiudere tu l'audio. Max, invece, il discorso Champions League, come lo raggiunge la Roma in ottica Europa League, in ottica campionato, dove stava, diciamo, conquistando 3 punti importantissimi contro il Milan per, diciamo, continuare ad aumentare quel lieve distacco che si era venuto a creare in precedenza, che adesso invece, se non erro, porta Milan e Roma a pari punti in classifica, solo che la Roma dovrebbe trovarsi sopra probabilmente per differenza reti o per scontri diretti. Questo non. No, parola a te. allora, no, diciamo che il problema adesso sono a pari punti Inter, Roma e Milan. Non so, adesso non ho capito perché l'Inter è sopra, forse per una questione di differenza reti, perché Inter e Roma ancora si devono affrontare. Col Milan è il Milan in vantaggio con la differenza reti perché ha segnato più gol di noi. Ma Allora, diciamo che l'Inter negli scontri diretti, quantomeno all'andata, non è in svantaggio noi ha rispetto alla Roma. perso. Con noi Esatto, ha per questo. perso. In casa a San Siro ha perso. Adesso non ricordo i derby come sono andati, sinceramente. Però ho visto che in classifica è messa prima delle altre, o magari Okay. è. L'attesa dello scontro diretto si conta la differenza reti, poi da dopo sabato si avrà la classifica per Avrà la scontri diretti. classifica corretta. Allora ci arriviamo, nel senso, noi non ci siamo visti l'altra settimana, noi siamo passati in 10 giorni da un giorno molto importante, che è stato quello della vittoria col Feyenoord, che al di là del valore dell'avversario è una vittoria talmente particolare che rimane sicuramente nei nostri annali come altre partite, in positivo e in negativo, come Roma Brøndby, Roma Slavia Praga, Roma Barcellona. Per mille motivi. Quella grande gioia purtroppo ha fatto cominciare alcuni problemi, perché lì abbiamo cominciato a perdere pezzi pesanti, e si è visto a Bergamo, dove la Roma ha giocato in grande difficoltà, tutto sommato non ha giocato neanche male, perché poi l'Atalanta alla fine fa due tiri e due gol, la Roma fa un tiro, un gol, poi diciamo la Roma riesce a trasformare una sconfitta che tutto sommato poteva essere accettata dopo i 120 minuti di Coppa in una tragedia tra la papera di Rui Patricio e poi Wijnaldum, Smalling, no, Llorente, scusa, con l'Atalanta Llorente perso, altri problemi. Dopodiché si arriva al Milan, con cui onestamente avrei firmato per un pareggio, viste le condizioni. Anche lì la Roma riesce a rimporti un pareggio che tutto sommato avresti accettato, segnando al 94esimo e prendendolo al 97esimo, che è una cosa che credo che succeda solo a noi, insomma, queste cose un po' polla. Poi lasciamo perdere che per me il gol del Milan è irregolare, però diciamo in linea di principio è principalmente polla la Roma, e Rui Patricio non fa un grandissimo intervento. Problema grave: abbiamo perso 8 giocatori in 10 giorni. Smalling forse tornerà
per la Coppa, forse. Llorente, stagione finita. Kumbulla, cioè i tre centrali sono andati. Smalling ovviamente era più grave. Abbiamo adesso Matic squalificato. Bove dovrebbe rientrare, ma non sta bene. Dybala praticamente, diciamo, si cerca di preservarlo perché, insomma, nella partita di Coppa, se l'avete visto, non so, ha fatto un gol e due assist praticamente con le stampelle. E quindi Belotti non si sa nei tempi di recupero. Quindi la situazione è abbastanza pesante. Tra l'altro, adesso andiamo prima a Monza. Diciamo che il turno di domani è un turno teoricamente interlocutorio perché tutte le big affrontano squadre che possono battere. Chiaro, l'Inter c'ha comunque un Verona con l'acqua alla gola, l'Atalanta affronta lo Spezia con lo stesso problema, però mi sembra che la Roma va a affrontare un Monza che è in grande forma, in grande entusiasmo. Chiaramente non ha nulla da vincere o da perdere, però mi sembra motivato a far bene. E la Roma è veramente, domani non so, non ho idea di che formazione viene fuori. Con l'Inter il problema è lo stesso, forse recuperiamo Wijnaldum, ma insomma, problemi in difesa mi fanno molto temere. Diciamo che la Roma per restare in corsa deve fare 4 punti tra Monza e Inter, se no, se Ecco, non si fanno, comincia a diventare un problema serio. Poi è rientrata anche l'Atalanta. secondo te Onestamente sono un po' scettico, considero, cioè in questo momento con questi problemi di formazione. Se consideravo un dovere della Roma arrivare in Champions in queste condizioni, lo considererei un miracolo, francamente. la Roma deve approfittare più di un percorso in Europa League che può dargli l'accesso alla Champions League, essendo partite, diciamo, ad eliminazione diretta, che possono avere una storia a sé indipendentemente dalla presenza di alcune assenze, seppur pesanti, o deve puntare più su un percorso che si sviluppa nel corso delle ultime domeniche in campionato? Sinceramente non lo so. Sì, per carità, passata l'Inter il campionato diventa tra virgolette abbordabile, abbordabile per una squadra al completo, non per come siamo ridotti noi. Ma io non mi piacciono i nostri discorsi, nel senso che la Roma deve comunque provare ad arrivare in Champions e giocarsi l'Europa League, ma per vincere una coppa, poi la qualificazione è un in più. Che sento sempre dire, ah, vinciamo l'Europa League per andare in Champions, o vinciamo la Champions per restare in Champions, cioè si vince una Coppa per vincere una Coppa. Se no stiamo sempre a correre appresso a queste cose. Però il problema è che per la Roma è vitale, la Champions purtroppo è vitale, come per l'Inter e come per il Milan, perché È vero che siamo. presto. No, scusami perché non ti sentivo, Max, stavo dicendo un'altra cosa, ma finisci il discorso, scusami. No, dico, per la Roma è vitale perché non entrare in Champions rischia di far ripartire tutto da capo e bisogna vedere con quali protagonisti. Quindi sarebbe veramente un dramma sportivo, ovviamente. La Coppa, certo, è molto importante. La Roma ha una buona opportunità perché affronta un Leverkusen che sulla carta è meno forte, non tantissimo meno forte, ma è meno forte, però è una squadra di gamba. Di velocità, una squadra imprevedibile. E la Roma in queste condizioni, soprattutto senza Smalling, perché parliamoci chiaro, Smalling quest'anno è il giocatore più importante della Roma, più di Dybala e più di altri. E si vede che quando lui non c'è sbarellano, perché i Bagnets senza Smalling ne combina una dietro l'altra, e gli altri appresso, attenzione, è solo quindi non lo so. Sinceramente, questi ultimi 10 giorni mi hanno decisamente buttato giù perché proprio, sembra proprio una sfortuna accanirsi, perché poi sono tutti infortuni diversi, muscolari, traumatici, spalle, ginocchia, schiene. Non so veramente cosa pensare. Abbiamo diffidato i Bagnets, quindi se viene ammonito i Bagnets con l'Inter, veramente non so chi gioca. Ecco, e secondo te in ottica futura, la mancata, ovviamente, come hai detto tu, una mancata qualificazione in Champions League potrebbe ridimensionare quelle che sono le prospettive di mercato della società, della quale già si tratta, a parte che
Chiedo a te perché è una notizia che ho sentito ieri, si parla di una possibile cessione della società ad un gruppo inglese. Avevo letto che No, i no, Friedkin potevano procedere. un gruppo arabo però che non è stato identificato, si è parlato subito di questo gruppo arabo, dopodiché è diventato il gruppo arabo mediato da tale Folieri, che è un uomo dal passato discutibile che preferirei che non entrasse a far parte di queste mie situazioni senza voler metter bocca, però insomma ha diversi problemi finanziari, ha provato a comprare varie squadre, dopodiché è diventato solo Folieri, quindi dei contatti ci sono stati, cioè delle offerte i Friedkin le hanno ricevute, ma quello che si dice è che non hanno alcuna intenzione adesso di vendere, insomma, ma credo sia anche normale. Penso che se mai avranno intenzione di vendere, insomma, lo faranno con uno stadio costruito, credo, spero. Quindi, Ecco, insomma, Max. per adesso sono solo accenni, ma non si è neanche capito bene da parte di chi, insomma, quindi le lascerei stare. Io adesso, focalizzandoci un attimo sulla Roma prima di tornare da Andrea, Max, immagina di essere tutti agopinto, ok? E di organizzare la prossima stagione in assenza della Champions League. Quali sono i calciatori che tu, diciamo, ti priveresti per poter costruire una squadra sempre competitiva, e quali calciatori potenzialmente, ovviamente di tua conoscenza, pensi che possano essere idonei, a sostituirli? Per esempio, oggi è uscita la notizia che la Roma abbia messo gli occhi su un attaccante brasiliano di nome Marcos Leonardo del Santos, il cui coordinatore è Falcao, il coordinatore sportivo del Santos e Falcao, del quale si parla che possa mediare tra le parti per, diciamo, per rendere più agile la trattativa. Ecco, adesso immedesimati tu in Tiago Pinto, quali sono le mosse che faresti per ricostruire una Roma in assenza della Champions? Allora, gli unici giocatori, diciamo, che hanno un mercato e un mercato interessante sono paradossalmente i Bagnets, che può avere mercato soprattutto in Spagna, e io credo comunque Ebram in Premier gli estimatori li ha, e sicuramente non dico che gli 80 milioni di cui si parla, perché insomma quest'anno ha abbassato molto le aspettative, però io credo che buoni Io soldi possano venire. ci aggiungerei anche il Napoli, perché da quelle che sono le notizie, pure il Napoli può Mi mettere. sembrava una voce un po' strana, cioè detto tra noi, che Osimhen possa essere venduto a cifre iperboliche ci può stare. Non so se Abram possa fare al caso, anche se Abram con Spalletti sicuramente è un rischio che si può correre, perché poi il ragazzo ha delle qualità importanti. Gli unici due che hanno mercato, secondo me, un mercato interessante sono questi qua. Poi puoi fare qualcosa con i ragazzi. Mi dispiacerebbe perdere Bove, però bisogna vedere l'offerta. Insomma, credo sia un ragazzo che abbia qualche colpo. Non credo che la Roma abbia preso Solbakken solo per pura speculazione, perché è chiaramente preso a zero. È un giocatore che comunque una quindicina di milioni te li porta. Però non credo che possa già partire quest'estate. Ammesso che avesse mercato, purtroppo è decaduto sicuramente il discorso Kumbulla, perché insomma lo rivedremo tra 6 mesi. Quindi, ammesso che qualcuno potesse avvicinarvisi. Quindi non so, se non andiamo in Champions, quanti soldi possano essere immessi sul mercato. Io è un po' di tempo che lo dico e temo che Pinto, non tanto per sue colpe, perché poi non è il suo lavoro, Pinto non sia adattissimo in questo, io ho paura che lui non abbia una grande squadra scouting dietro, perché io credo che anche le società importanti debbano cominciare a lavorare così, come poi tra l'altro ha fatto il Napoli, che voglio dire, ha vinto uno scudetto anche grazie a due su cui magari avremmo scommesso fino a un certo punto, insomma, un georgiano e un coreano. Però credo che si possa andare, ci sono i mercati scandinavi, oggi parlavamo in chat con altri colleghi, il mercato scandinavo è interessante, chiaro che Roma non ti aspetta
però purtroppo vanno presi dei rischi ovviamente calcolati e studiati. Però ecco, no, non vedo, io non conosco, non è che conosco proprio il calcio internazionale, quindi non ti so dire che nomi particolari mi piacerebbero. Questo Marcos Leonardo onestamente non so chi sia, però ecco, può essere uno di questi, di questi giocatori che vengono scoperti. Sento parlare comunque sempre di parametri zero, perché comunque la Roma deve rispettare dei paletti, ha fatto dei patti per almeno 5 anni. E i Friedkin mi sembrano persone che vogliono rispettare le regole e quello che hanno promesso. Quindi non so, ecco, se non si riesce ad andare nelle coppe è veramente un problema. Non mi dispiace l'idea di Tielemans, se fosse a zero, ecco, Tielemans no, non mi dispiace. Poi, dopodiché, se PSG, vedo che hanno problemini con Verratti, se Verratti non c'è niente da fare, io tanto per dire. E dobbiamo cambiare il portiere, manca un centrale, e secondo me gli esterni bassi sono da cambiare tutti, francamente, ovviamente non lo puoi fare, però. E poi serve una punta onestamente che butti dentro il pallone e basta, cioè anche uno non mi serve neanche uno che sappia giocare a pallone, mi serve solo uno che butti la palla dentro, onestamente. Poi queste sono tematiche che affronteremo meglio o le ultime puntate del calcio nel campionato, quando riprenderemo con il calcio nel mercato quest'estate. Ecco Andrea, io adesso ti pongo la stessa domanda che ho fatto a Max. In ottica Inter, devi immaginare di essere in Marotta e costruire un Inter in assenza della Champions League. Ma guarda, considera che dal mio punto di vista, purtroppo anche con una vittoria della Champions League sarebbero molti giocatori cedibili nella rosa dell'Inter per come siamo messi a livello societario. Figurarsi con assenza della Champions League. Penso che se non dovessimo centrare la Champions League, almeno uno per reparto possa anche partire. Penso a Bastoni, perché Skriniar già parte, penso a soprattutto Brozovic, si parla addirittura adesso, che siamo ancora in corsa di una partenza di Onana, dopo appena un anno, che per me sarebbe qualcosa di gravissimo, perché Onana dopo anni di incertezza non è tutto questo fenomeno, Onana per carità, però ha dato un po' di sicurezza, un ruolo che di sicurezza non ne ha da almeno 5-6 anni, perché Handanovic è in parabola discendente da anni. Diciamo che io non accoglierei nemmeno troppo a sfavore la possibile rifondazione, se la rifondazione ci fosse. Il problema è che l'Inter ha il suo settlement agreement da rispettare, ha una società che per ciò che incassa un centesimo investe. Finiremmo per vendere Brozovic, Bastoni e Lautaro Martinez e ritrovarci con tre parametri zero. Ecco Andrea, scusa un attimo. Sì, vai. Tu hai parlato Tu hai di parlato di rifondazione. fondazione. Se dovessi Se affidare dovessi una affidare una panchina ad panchina un nuovo ad un nuovo allenatore che sia sia papabile per papabile, l'Inter, ovviamente, tu a chi la ovviamente, a chi la affideresti e affideresti? perché, ovviamente? Nel momento in cui fai una rifondazione da zero e non ti aspetti di vincere subito al primo anno, io un tentativo in una big a De Zerbi glielo darei. Ovviamente De Zerbi comunque ha un costo, anche lui ha credo 15 milioni di clausola e comunque uno stipendio abbastanza alto, però nel momento in cui provi a rifondare, secondo me devi puntare anche su quel tipo di allenatore. Poi onestamente, non so che fine possa fare l'Inter e Inzaghi, a prescindere dalla qualificazione o meno alla Champions, dalla vittoria o meno della Champions. Perché quando Marotta va ai microfoni e dice con Inzaghi ottimo rapporto e ha fatto una buona stagione per gli obiettivi che ha raggiunto,
Io ricordo anche le stesse parole su Spalletti, e 10 giorni dopo fu annunciato Conte. Quelle sono quelle che possiamo chiamare le marottate, in cui nega, 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 e poi 3 giorni dopo succede l'esatto contrario. Non so se Inzaghi resterà, ma nemmeno tanto per volontà della società quanto per volontà dello stesso Inzaghi, perché a ogni vittoria si sente sempre più la pesantezza dell'anno che ha vissuto. Ha anche detto: io so da dove vengono le critiche e mi toglierò praticamente i sassolini dalle scarpe. Quindi non penso possa restare. Ora, non so chi possa venire. Io De Zerbi li affiderei, se dobbiamo ridurci proprio che dobbiamo prendere allenatori dal basso, prenderei un Thiago Motta che ha fatto bene e conosce l'ambiente. Anche un italiano sarebbe la mia ultima spiaggia proprio. Perché secondo me non è pronto per questo tipo di salto di livello e forse ha anche subito un po' un processo di sopravvalutazione dai tifosi del nostro campionato, però come ultima spiaggia, piuttosto che ridurti con qualcuno di pessimo, si può pensare. In realtà i miei due nomi sarebbero De Zerbi e un altro che mi piacerebbe molto, Luis Enrique. Poi non so come possa andare, non so quale sarà un ipotetico budget a disposizione anche per l'allenatore, soprattutto quali sarebbero le richieste di tale allenatore, perché non penso che nessun allenatore verrebbe all'Inter con la prospettiva di ti prendiamo solo parametri zero e di 100 milioni che investiamo, se va bene te ne, cioè che guadagniamo, se va bene te ne investiamo 15. Max, una tua visione sulla situazione in casa Inter e come vedi anche tu il futuro, come secondo te può agire la società per il dopo Inzaghi? Ma sono abbastanza d'accordo con Andrea. Certo, Inzaghi ha un'opportunità abbastanza alta di vincere un'altra Coppa Italia. È comunque in una semifinale di Champions League, che se dovesse passare e andare in finale, magari non vince la finale, però avrebbe passato una sarebbe in finale e soprattutto avrebbe vinto col Milan. Se poi si qualifica alla Champions, è chiaro che le aspettative sul campionato erano altre, però dargli un calcio nel sedere diventa difficile. Però credo che alla fine Inzaghi se ne andrebbe per conto suo, onestamente. Sì, De Zerbi, io di lui diciamo ancora non mi fido, tra virgolette, però poi i risultati sono innegabili, il gioco è innegabile. All'Inter non lo vedrei male. Credo più un Thiago Motta che faccia un calcio più normale. Poi dipende anche appunto dal tipo di investimenti, perché è chiaro che adesso secondo me già De Zerbi ha pretese alte venendo dalla Premier. Magari Thiago Motta può accontentarsi, tra virgolette, di un altro tipo di mercato. Italiano, francamente, vabbè, io non ho una grandissima stima di italiano, se pur bravo, ovviamente. Io Andrea Luis comunque. Enrique è stuzzicante, sì, No, non è scusami. mai, per me Luis Enrique non è neanche uno di pretese, è uno di pretese di gioco, di un certo tipo di gioco, però è un uomo intelligente, è un'idea interessante riportarlo in Italia. Anche perché ci sono varie squadre che stanno, diciamo, varie bighe che ci stanno ancora cercando un allenatore che possa fare a loro caso per la prossima stagione, soprattutto in Premier League. Più volte abbiamo affrontato il tema Chelsea, adesso bisogna inserirci anche il Tottenham, che vive un periodo abbastanza complesso, che dopo l'esonero di Conte aveva deciso di affidare la panchina al suo secondo, di cui non ricordo il nome, devo essere sincero, e Semenya, adesso a Manson. Semenya. E invece il Chelsea se la passa ancora brutta perché vi do un aggiornamento live: dopo 35 minuti con l'Arsenal perde 3-0. Quindi la situazione in casa Chelsea è ancora ovviamente. Io penso che la dirigenza per questa stagione si sia fatta una ragione di quel che verrà e stiano già programmando il futuro. Restando Ci ancora sono in Conte e Zidane in giro comunque, tra l'altro. ci sono?
Conte e Zidane sono a spasso È intanto, vero, quindi Conte, insomma, Zidane. sono nomi pesanti che girano. Anche se il Chelsea dovrebbe quasi essersi convinto di affidare la panchina a Pochettino, che al momento sembra essere l'allenatore che ha avuto i migliori responsi dopo i contatti e i dialoghi con il presidente, quindi è una situazione in divenire. Il Tottenham dovrà capire cosa fare del futuro perché Conte, diciamo, ha lasciato un'eredità che ha, o meglio, ha lasciato una squadra con delle incertezze perché ha dimostrato che il Tottenham non è una squadra abituata a vincere, lo ha palesato più volte in conferenza, e questo dovrà aiutare la dirigenza quantomeno ad individuare un allenatore che possa essere abbastanza coerente con il livello della rosa e che possa aiutarli a crescere. Quindi, voi dove li vedreste bene questi due allenatori che ha pronunciato adesso Max, Zidane e Conte? Ma io Zidane in Premier ce lo vedo, in Italia non lo so, secondo me in Italia Zidane lo vedrei bene un domani alla Juventus, ma bisogna ovviamente prima capire la Juventus, a parte credo che continui con Allegri, ma insomma bisogna vedere la Juventus dove sta nei prossimi anni. Conte onestamente è difficile, perché o alla fine, visto che comunque Galtier non sta esaltando, potrebbe anche essere un'idea del PSG. Anche Zidane in realtà va bene per il PSG, però vedo il PSG più da Conte. Per il E con... resto, e non lo so. adesso, e adesso noi abbiamo. Vai Andrea, dici prima la tua idea, poi pongo quest'altro così. Secondo me Zidane, dopo un lungo corteggiamento, invece potrebbe andarci al Paris Saint-Germain. Su Conte, e qua voglio un parere, ma alla Roma, come si parla da anni, Max? No, no, assolutamente. No? Oddio, bisogna sempre capire che fa Mourinho. Francamente, io spero che Mourinho rimanga qua. Poi non lo so, io per carità, se un domani Conte sarà l'allenatore della Roma, lo tratterò come tale dal giorno in cui si siede al giorno in cui si alza. Però insomma, io personalmente non lo vorrei. Poi se viene va benissimo, insomma, ma non credo sia un fatto sicuramente di quest'anno, mi auguro. Però è chiaro che la Roma, se perde Mourinho, dovrebbe cercare di rimanere a livello, livello non è che sono tanti in giro. Poi insomma, Conte guadagna ad oggi, prenderebbe comunque il doppio rispetto a Mourinho. Io non la vedo molto, molto semplice. Non lo E so. Poi Spalletti se lascia bisogna pure Napoli? vedere Klopp che fa. Lui sembrerebbe aver sposato la causa, nonostante l'anno non sia positivo. E Liverpool sembra averlo messo come unico salvatore di questa situazione, mettendo in croce i giocatori, che di solito si fa al contrario. Però, sai, magari non. Klopp, a me non, se proprio non devo avere Mourinho, piacerebbe Klopp, ma insomma non credo che sia predicato. Ecco, l'ultima volta che ci siamo visti anche con Max abbiamo affrontato il possibile, diciamo, addio per sua scelta di Spalletti da Napoli che decide di andarsene da vincente. Come la vedete questa prospettiva e poi eventualmente quale squadra, secondo voi, che tipo di squadra potrebbe in questo caso decidere di puntare su Spalletti e quale allenatore avrebbe poi, tra virgolette, il coraggio di venire a Napoli sapendo che potrà, diciamo, difficilmente replicare la grande stagione fatta quest'anno? Ti giro la cosa di Andrea, se esco e Conte al Napoli. Economicamente non so quanto possa fare al caso di De Laurentiis un No, allenatore come Antonio zero. Conte, anche poi, Zero.
anche alla base delle richieste che Conte fa sul mercato, e sarebbe praticamente in collisione con le scelte societarie, non sarebbe un antiidealista. Boh, io Spalletti non lo so, se se ne va da vincente lo capirei, ci può stare. Credo però che se se ne va è perché qualcuno gli ha già telefonato, però deve essere qualcuno di grosso, cioè nel senso Spalletti a questo Parigi. punto deve... Parigi diventa una questione, diventa una sfida perché comunque il Paris Saint-Germain è una squadra fortissima che però non ha mai vinto e non è mai predicato di vincere la Champions, quindi la sfida potrebbe essere quella. Però è più un discorso economico. Se Spalletti, secondo me, ecco, sarei meno deluso, cioè lo capirei di più se venisse chiamato dalla Premier. Allora Spalletti è uno da Premier, lo è sempre stato e non ha mai avuto l'occasione. E quindi ecco, se lui ricevesse una chiamata dalla Premier e dicesse ok, ovviamente una chiamata importante, che potrebbe essere il Chelsea, per esempio, e dire ok, vado e faccio le mie carte, il mio ultimo contratto grosso, perché comunque ha comunque i suoi anni, e lo va a fare in Premier, secondo me ci può stare. A meno che lui non creda che il Napoli possa veramente creare un ciclo, dipende da quello che si dicono lui e De Laurentiis. Se poi dietro il Napoli ha intenzione di andare avanti in questo senso, Spalletti può anche decidere di rilanciare. Anche perché quest'anno potrà affrontare delle cessioni importanti in casa Napoli, quindi poi bisognerebbe quantomeno capire cosa decide di costruire con la società, anche se poi l'anno scorso ha dimostrato tanto la società quanto a lui di programmare bene. Quindi ti ripropongo la stessa domanda a te. Io un po' la sparo grossa su dove potrebbe andare Spalletti in caso di addio. Un po' una provocazione, ma Madrid? Si parla comunque che Ancelotti li potrebbe lasciare. È un'idea, è un'idea. Sì, Quindi è uno dei punti che dicevo prima, eh. sono d'accordo con Max che se lascia sicuramente c'è qualcuno dietro che gli ha fatto già delle promesse. Però per me le basi perché il Napoli possa continuare a provare a lottare per i titoli ci sono, quindi a meno di qualche contrasto che può esserci sempre con la società, non vedo per quale motivo Spalletti non possa restare. Poi magari c'è veramente una squadra, un top club europeo che gli promette grandi investimenti e la possibilità di essere competitivo anche per vincere una Champions League, e a quel punto tutto può succedere. Ecco, io per esempio una squadra che deve ricostruire come l'Inter, ok? Non è un nome molto in voga perché non ha dimostrato di essere, diciamo, importante in Italia, però poi pure a Max in tema Roma. Ma Benitez? A me Per Benitez ricostruire non è mai piaciuto, quindi proprio parte con la persona sbagliata. no, invece chi Anche parla se una poi persona che parla di Benitez Benitez. devo stare zitto, perché quello che ha fatto l'ha fatto, non glielo leva e non l'ha fatto per fortuna, ma per bravura. Però a me Benitez non è mai piaciuto, non lo vorrei mai. A parte non so neanche che fine abbia fatto, dove sta Benitez? Per Newcastle. esempio, non da allenatore, ma come direttore, se Si accettassi accettasse ipoteticamente questo ruolo. io in quel ruolo mi prendo il capello, no? Andre, tu? Non lo so, a me tranne pochi isolati casi le minestre riscaldate non piacciono. Benitez c'è già stato ed è riuscito in ben poco, anche perché aveva una buona parte di squadra che veniva da Mourinho. Gli dicevano: io queste cose le faccio per Mourinho, vedasi Eto'o, che alla prima volta che gli fu chiesto di giocare esterno, questo disse. Non lo so, poi nella disperazione tutto può succedere, per carità, però per me sono altri profili da andare a cercare. Non No, Benitez, io nemmeno da direttore, ma io l'ho citato perché in realtà magari da io direttore anche.
E tu invece, Nicola, se il Io Napoli invece andasse via Napoli, Spalletti, chi chi vuoi? vuoi? Diciamo Diciamo coerentemente con coerentemente l'idea con di l'idea di Andre, chiudi un attimo il Andrea, microfono chiudi perché il sento che microfono. torna. Sì, scusami. Coerentemente con la politica che ha attivato De Laurentiis negli ultimi anni, il sostituto perfetto di Spalletti non può che essere uno tra De Zerbio italiano, anche perché hanno uno stile forse più aderente a Spalletti e più italiano che De Zerbi, perché macina il 4-3-3 in maniera molto autentica. Non dico similare come Spalletti, perché poi ogni allenatore ha un proprio, diciamo, un proprio vestito tattico che adatta alla propria squadra, però un allenatore che ha una stessa idea. Però si correrebbe il rischio di quello che ha fatto l'Inter con Conte, di voler continuare sulla stessa scia, diciamo, battendo chiodo e non avendo i risultati che ha avuto precedentemente, con l'allenatore che ha lasciato. Quindi là dovrà essere bravo e, tra virgolette, fortunato De Laurentiis, come spesso è stato nell'individuare l'allenatore giusto eventualmente andasse via Spalletti. Coerentemente pure sono d'accordo, pure Luis Enrique, non mi dispiacerebbe da Napoli se andasse via Spalletti, ma mi accontento di poco. No, secondo me Luis Enrique potrebbe far bene a Napoli, tra l'altro è un ambiente in cui lui si troverebbe, però io ti dico che il Napoli io continuo a pensare che prima o poi prenderà Juric, ho questa idea, però è un rischio veramente grosso, e occhio perché anche se c'entra poco col gioco precedente, se poi Inzaghi si libera da qualche parte deve andare. E E lì ce lo non so, dovremmo proprio noi. non lo Però so, De boh, Laurentiis c'ho è fan di Inzaghi, eh? De Laurentiis, È fan di Inzaghi, è sempre piaciuto capito, l'allenatore. quello che mi preoccupa, cioè mi preoccupa per voi, a me sicuramente qua non viene. Vabbè, col passato che ho avuto, dubito da escludere, più che dubbio. Spero, E con spero, spero. Tutti gli allenatori che lasciano l'Inter in un modo o nell'altro riescono. Penso a Gasperini Quindi che lo abbiamo mandato via a Spalletti. calci, penso a Spalletti che sta vincendo uno scudetto da voi. Per me anche Inzaghi si unirà a quella lista un giorno. Penso che però l'Inter non sia al momento il posto giusto per lui per rendere, perché c'è una società che non esiste e non lo protegge. Però magari a Napoli in realtà potrebbe fare molto, molto bene. Anche perché poi lui alla Lazio, nelle condizioni giuste con certi giocatori, i risultati importanti li ha portati. Cioè, ha lottato per uno scudetto nell'anno del Covid, il Covid gli ha tecnicamente tagliato le gambe, anche se poi si parla di Inzaghi come un allenatore che crolla nella seconda parte di stagione, perché entrambi gli anni con l'Inter, più volte, pure con la Lazio, ha dimostrato di venire meno in una fase iniziale della seconda parte di stagione. Quindi questo è un punto interrogativo, perché probabilmente pure la Juventus potrebbe rientrare in questo ciclone di ricerca di allenatore, perché leggevo che l'obiettivo principale, certamente per il ruolo di direttore sportivo, è Giuntoli, ma non si esclude che possano attribuire un ruolo di dirigenza ad Allegri e proporre la panchina ad un altro allenatore. Voi come la vedete questa possibilità? No, secondo me la Juve, se dovesse arrivare una qualcosa di molto negativo, come addirittura la Serie B, non so se Allegri resterebbe o se la Juve si potrebbe permettere Allegri. Però io credo, al di là di questa ipotesi, che Allegri andrà avanti. Perché se poi lascia pure lui, diventa veramente una baraonda di panchine vaganti. Però Allegri prima o poi lo vedo all'Inter. E io su questo stavo dicendo, un cambio di panchina, Allegri, Inzaghi che si invertono. Io avevo suggerito, credo, a ottobre fare questa cosa. Secondo me a ottobre, se si fossero investiti gli allenatori, l'Inter avrebbe vinto lo scudetto e la Juve sarebbe arrivata Andrei tu? a Champions. Tu?
Purtroppo sono d'accordo con Max che secondo me un giorno Allegri all'Inter ci sarà, perché io ho la paura che se dovesse lasciare la Juve possa essere questa marotta appunto Allegri anche prima di Inzaghi, poi Allegri poi per la Juve. Diciamo che no, non lo vorrei. Se Allegri dovesse lasciare la Juve, io un allenatore che vedrei bene alla Juve sarebbe Igor Tudor. Per ricominciare, perché se lascia la Juve è perché sono arrivate sanzioni negative che li escludono dalle competizioni europee, e quindi a quel punto, se Allegri lascia perché non ci sono competizioni europee, neanche i top allenatori andrebbero alla Juventus, e a quel punto sarebbe un nome che vedrei bene. All'Inter Allegri. Io volevo ritornare perché ipotizziamo un'altra volta sul tema Napoli, perché adesso ci stavo pensando sull'ipotetica di Spalletti, resta un altro anno a Napoli. La Lazio vince lo scudetto l'anno prossimo, De Laurentiis, secondo voi riprende Sarri? No, non lo so, se la Lazio rivince lo scudetto mi uccido. Io mi... No, scherzo. No, assolutamente no. Ma né Sarri ritornerebbe con De Laurentiis. Secondo me no, assolutamente no. Assolutamente. Andrea, tu che ne Sono pensi? d'accordo. Andrea, tu che ne pensi? No, non d'accordo. Sono due personalità troppo dirompenti per tornare sui propri passi e riabbracciarsi come se nulla fosse successo. Se questi momenti sono 4 anni, non fossero mai successi. No. No, pure io escluderei a prescindere, perché poi si viverebbe del passato, cioè si penserebbe di poter rifare quello stile di calcio che poi potrebbe, diciamo, non essere eseguito perché i calciatori a disposizione sono differenti, quindi pure io la escluderei. L'ultima chiosa, gli ultimi minuti sulla salvezza. Però Max, dire prima quello che stai dicendo. No, no, semplicemente visto che avete nominato Sarri, chiaramente la Lazio sta facendo bene e si trova molto bene, quindi non è un discorso di adesso, però io Sarri prima o poi a Milano, non necessariamente all'Inter o necessariamente al Milan, però Sarri a Milano prima o poi lo vedo in una delle due. Se decidono una delle due, Decidono una delle rischiare, due. nel senso di Rischiare nel affidare un senso progetto di andare finale oltre. e avere difficoltà Avere iniziali, difficoltà credo iniziali. che può essere una scelta difficile. Sarri doveva, in realtà era già tra i nomi al tempo dopo Conte. Il vero problema di Sarri è che avrebbe significato fare quello che ha fatto la Lazio, cioè rivoluzionare e anche reinventare alcuni giocatori che magari potevano fare meno certi ruoli. Però avrebbe significato, come è stato la Lazio, essere meno competitivi subito e dover attendere almeno un anno di transizione, qualcosa che all'Inter, che era appena uscita da un anno in cui aveva dominato la stagione, non poteva permettersi. Magari in futuro invece è qualcosa che, soprattutto in un Inter che arriva da una stagione meno brillante di altre, come può essere questa stagione, può avvenire. Allora era impossibile. Magari in futuro sì, Sarri non è un nome che disdegnerei. Io quest'estate per esempio non penso che lasci la Lazio perché si trova in una fase proprio dove sta riuscendo a esprimere dopo un percorso di un annetto e mezzo quella che è la propria idea di calcio e con qualche, secondo me, con qualche accorgimento anche dal punto di vista della panchina, oltre che qualche titolare, la Lazio può essere veramente competitiva l'anno prossimo se riesce a recepire i dettami che vogliono essere impartiti da Sarri, che è un maestro nel trovare punti di forza in calciatori che pochi anni fa non erano, diciamo, considerati fondamentali. Vedi Cataldi, che era stato praticamente scartato e diventato il perno che riesce a far girare il centrocampo e le mezze ali rendono di più anche grazie diciamo, alla fase di impostazione del ragazzo che è cresciuto nella Lazio e che ha vissuto un periodo di appannamento in vari prestiti che lo hanno permesso. Non so se Max vuole aggiungere qualcosa. Grazie.
No, sì, su Sarri alla Lazio il suo lavoro è innegabile. È chiaro che lui quest'estate avrà bisogno comunque di una rosa più lunga, non necessariamente di giocatori più forti, perché poi bisogna sempre vedere se lo Tito con i soldi dell'eventuale Champions li investe tutti, perché insomma altre volte la Lazio è arrivata in Champions e poi ha fatto comunque un mercato cauto. Però è chiaro che Sarri ha bisogno di un numero di giocatori importanti, perché poi il suo calcio è molto dispendioso. Quindi vediamo. Ecco, io poi non so, intanto si sente dire che lui non vada d'accordo con Tare, abbiano idee diverse. Questo non so cosa possa comportare. Non credo sinceramente a un addio per quest'anno, a meno che poi non, come sopra, se gli allenatori, se poi arriva un'offerta più importante, ne possono parlare, ma insomma, mi sembra che Sarri si trovi bene dove è, sta facendo molto bene. Io voglio chiudere questa puntata con una domanda a Max, visto che Andrea ha risposto la settimana scorsa. Chi retrocede insieme, secondo me, a Sampdoria e Cremonese, che sembrano avere il destino segnato? Purtroppo temo lo Spezia, che a un certo punto, secondo me, forse il cambio di allenatore non ha giovato, anzi, o forse avrei aspettato un pochino. Lo Spezia ha fatto dei risultati importanti, però poi nel girone di ritorno sta andando male. Gli acquisti fatti non sono andati benissimo. Shomurodov forse ha fatto un gol, adesso non ricordo. Mentre il Verona l'ho visto giocare, non gioca male. Ha una squadra comunque interessante ed è in grande ripresa. Adesso, se vogliamo, si può considerare un passo falso quello di Cremona, perché ovviamente quella era una partita da vincere. Purtroppo in questo momento vedo lo Spezia e mi dispiace, perché insomma no, è una realtà che mi piaceva. Però non credo che la lotta si riguardi, anche se stanno lì vicino, Lecce, Salernitana forse, ma no, non credo che vengano toccate. Io lancio la provocazione che potrebbe succedere alla Juventus, però tu già ne hai parlato prima, quindi Vabbè, questo è un altro discorso. vai Questa iniziamo a è un trabocchetto. Ecco, esattamente, speriamo che perché retroceda la Juventus. Tra le tre preferisco la Juventus. ragazzi, io direi che possiamo darci appuntamento a settimana prossima. Io sono dell'idea che settimana prossima, qualora il Napoli dovesse essere campione d'Italia e si è per la strada a festeggiare, ci potrebbe essere anche qualche collegamento dalla stessa festa di Napoli per intervistare qualche tifoso con gli ospiti che possono, diciamo, dare le proprie considerazioni, oltre che tornare a trattare quelli che sono i temi caldi come la lotta alla Champions e la retrocessione. Io ringrazio Max e Andrea per averci fatto compagnia e do appuntamento la settimana prossima. Ciao, grazie a voi.